Ok ragazzi, eccoci qui, benvenuti a tutti, sono Frank Mazzoni e siamo qui oggi per parlare di The Day Before. Allora ragazzi, The Day Before è un titolo di un gioco. Allora, intanto cominciamo a dire una cosa. Ho voluto fare questo video, soprattutto non ti dico risponde, però per andare a dire qualcosa a tutti quelli che ne stanno parlando malissimo. The Day Before, troppe aspettative, tot 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 tot. Che sei, paura che ti portano via a giocare a League of Legends, schifoso. Ma scusa, dai tempo, The Day Before è un titolo bellissimo. E adesso andremo a spiegare il perché. Durante questo video dove faremo vedere tutti i gameplay usciti su The Day Before, parleremo di questo gioco perché è un gioco bellissimo, è come Daisy, raga. Quando io parlavo di Daisy, la gente dice, storgeva il naso, ma cos'è? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Poi tutti hanno amato, scaricato e acquistato Daisy. Tutti, 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 tutti. L'unico sei proprio te, bravo, bravo. Sei te, ti vedo già tutto contento che non l'ho comprato, bravo, ti sei perso un bel gioco. Ok. Comunque, al di là di questo, ragazzi, andiamo a vederci il gameplay di tutti questi The Day Before. Vedrete perché sarà il gioco migliore, il capolavoro, e la novità, il futuro, tutto ciò che sta uscendo. L'unica cosa che mi preoccupa è che il team giapponese o coreano, sudcoreano della Fanatic, no, russo, russo, russo. Però perché il team è russo? Mi sembra aver capito che il team, no, non è russo il team, sono sudcoreani, roba del genere, no? Lavorava in Russia, poi per via della guerra si sono spostati in Indocina, Indonesia. Dove sono andati? Vabbè, sono andati da qualche parte. L'unico problema è che quando è che fai con i giapponesi, cinesi, sudcoreani e quella roba là? Ovviamente non è una cosa razzista, ma per scherzare un po' sul fatto, devi dirlo, se no. Cosa succede? Ci mettono sempre qualche stronzata dentro. Per adesso, nel video gameplay che ho visto, non mi è sembrata di notarla. Ora andremo a vedere e analizzeremo tutto insieme. Ragazzi, io voglio parlarvi di The Day Before perché vi voglio far capire che qui siamo come all'epoca di Daisy. Potremo essere finalmente a tornare a un grandissimo gioco dove il canale sarà prontamente puntato su quel gioco lì. Ovviamente porteremo sempre avanti FIFA, i giochi di guida, si spera in un bel GTA 6 più avanti, però l'idea ora è questa di passare totalmente anche di là. Quindi andiamo a vedere e vediamo un po' di cosa si tratta. Io spero che verrete tutti smerdati, voi che dite che gioco, non sarà un capolavoro, non sarà un capolavoro, non sarà un capolavoro. Andiamo a vedere. MMO. Si parla di tanti giocatori insieme. Intanto guardiamo già l'attrezzatura. Io lo blocco già all'inizio. Guardate, già l'attrezzatura che ha addosso il personaggio, come è ben dettagliata e tutto. Si parla di tutto quello che hai addosso, come su Scum, tutto quello che hai nell'inventario appare. Ovviamente scatolette, uno ce l'ha nello zaino, ma tutto quello fucile appare visibilmente. Vedete anche un po' umida a tutti. Allora, qui si parlano già di tre giocatori online. Questi sono giocatori online, lo vedi dai movimenti. Quello è uno che sta preparando qualcosa, cercando nello zaino. Questa non è storia, ve lo garantisco. Guardate già la grafica. Ok. Avete già perso. Come? Come Frank abbiamo già perso? Avete già perso. Hai già perso. Hai già perso. Te che dici che non è un capolavoro, hai già perso. Grafica. E questo è un video che ancora non era in Unreal Engine 5. Qui stiamo parlando di un video, il primo video uscito su The Day Before, dove non era ancora in Unreal Engine 5. Guardate già la grafica dettagliata che c'è nel gioco. Cioè come grafica, batte Dizzy. Batte Scum, batte The Division, che non c'entra niente ora, vabbè. E batte un The Last of Us, secondo me. Potrebbe anche battere. Sto dicendo una Madonna. Non è detto, ragazzi, perché l'unica cosa che io spero che abbia come The Last of Us sia il combattimento corpo a corpo, con le armi primarie, a pugni, solita cosa. Se ha quello, ragazzi, top di gamma, di capolavoro. Andiamo ancora a vedere. Gli effetti perfetti, sentite i passi. Potete lottare, sembra un giocatore a terra, potete lottarlo.
un morto casuale che era lì, eh. Colpi in lontananza fatti molto bene. Vi dirò tutto quello che non mi piace. Questi giocatori online come voi. O magari può essere una squadra bot che è creata, ma... Allora, guardate lo... Ecco, qui quando ho iniziato a vedere sparare mi tornava in mente The Division. The Division 1. Era un gioco dove... quando sparavi non mi piaceva tanto come era fatto lo sparo. Non c'era molto... contatto tipo tu, non c'era questo fatto qui, c'era un tu, capito? E non si sentiva neanche tu colpo entrare. Vedete ora come ha fatto male sta cosa, però l'hanno migliorato. Dopo che nei video più avanti è stata già patchata questa cosa e hanno sistemato il combattimento. Ovviamente notiamo qua dove sono io, non lo vedete, ma sto coprendo, c'è i colpi 14 di 0,67, ok. La sinistra lo vediamo, abbiamo temperatura, cibo e salute. Questi erano i primi video che giravano in rete, che facevano conoscere un po' il gioco. Poi seguì altri video, come stavo vedendo adesso. Allora, Fanatic, GeForce RTX, Omni, attenzione. Guardate un posto del genere. No, aspetta, torniamo indietro. Location, questa è una location del gioco, così paurosa, così. Ok, guardiamo questa location, guardate al volo ragazzi, di cosa si sta parlando? Io vedo una città, una metropoli, da capire se si potrà entrare in tutti gli edifici o no, ovviamente. Contate, siamo su PS5 ragazzi, siamo Unreal Engine 5, secondo me i lavori li hanno fatti. Poi metti caso su un edificio può entrare in alcune zone, in altre no, le altre prima o poi le possono sbloccare, si va sempre avanti. Vediamo. Chiaro, più il gioco va, più ci lavora. Guardate il cambio con l'RTX on. Ecco, vedete quando spara ora? Ora è fatto bene lo sparo, guardate. Perfetto. Ogni sparo che fai addosso ai zombie è fatto bene stavolta. Vedete quello che vi dicevo prima? Era il fatto di tu, tu. Invece prima era tu, tu, tu. Ora è tu. Dove sparo, sposto la persona. Questa è una cosa figata. Tum, esplode. Tum, ha una mano, salta via se è un pompa. Questo ci va. Andiamo. La testa è volata via, le braccia sono volate via, fatto bene. Movimento fantastico. Cos'ha di questo movimento che mi piace un sacco? Che in Scum ho sempre odiato. Guardate la velocità del personaggio. Ricorda quella di Red Dead Redemption 2, che secondo me è il miglior gameplay di un videogioco, cioè il miglior movimento del giocatore nei videogiochi è quello di Red Dead Redemption 2. Ok, GTA è troppo veloce, Scum è troppo veloce, DayZ forse ci stiamo, DayZ ci sta, Scum no, tutti gli altri giochi che abbiamo visto no, l'unico è DayZ che mantiene la velocità giusta del giocatore, però come Red Dead Redemption 2, perfetto. E anche lì Red Dead Redemption 2 hanno messo un bel combattimento a pugni. Cosa che su GTA è ridicolo, il combattimento a pugni, roba del genere. Ci vuole più parate, colpi, sentire proprio quando il colpo entra, avere più colluttazione con una persona, magari non che con un pugno lo butti a terra, avere più colluttazione anche con i bot e tutto. Quello è molto importante, ragazzi. Ok, qui sembra migliorato, quindi Real Pressing. Non mi piace questa visuale qui, ragazzi. Io spero che... Vedete questa visuale così? Non mi piace tanto questo tipo di visuale. Io spero di mantenere il mio personaggio più sul centro. Terza persona anche un pochino più spostato, ma non in questo modo. Quindi spero ci sia un settaggio della telecamera in modo da migliorare al massimo il vostro personaggio. Ho dato il via alla registrazione? Sì, grazie a Dio. Movimento lento, bellissimo. Ok, mi piace. Guardate i mezzi ragazzi, i colpi esplosi sui mezzi. Che location è, raga? Che location è? Io, come ho detto, qui per adesso fanno vedere poco, ci hanno fatto vedere tanto in gameplay, location e qualche cosa come funzionerà il gioco. Manca ancora tanto, ma mancano ancora 2 mesi ragazzi, potrà uscire altra roba, vedere qualche diretta magari. Non hanno i marchi però, vedo. Eufora dovrebbe essere Sephora. Vabbè, Sephora. Come si chiama? Legge?
Sephora, sì, questo qua. È il loro logo più o meno. Mior è Dior. Stefano e Co. Mac Reynolds. Guardate un attimo, Mac Reynolds. È chiaro, se comprano il marchio, possiamo mettere anche quello. Non vi preoccupate se un gioco va il McDonald's glieli dà il marchio. La visuale qui in terza persona mi piace tanto. La guida spettacolare, sembrerebbe. Ok. Attenzione che location, ragazzi. Questo è l'ultimo gameplay che hanno fatto vedere, eh? L'ultimo video gameplay. Guardate location all'interno anche. Spero di poter interagire quasi su tutto. Mano a mano, fammi anzi una mappa più piccola, ma che sia tutto interagibile. Allora, mi sto fermato qui. Intanto, la mappa. Di cosa sappiamo di questa mappa? Avremo una mappa stile DayZ enorme dove si potrà andare in giro dove vogliamo, oppure ci sarà un punto di controllo iniziale dove da lì magari potremo dire andiamo nel nord della mappa e tramite un caricamento ti manda nella zona nord, una mappa più piccola, limitata di quella intera. Oppure è un io sono qui, te sei qui, tutti in quel momento siamo in giro per la mappa, stile DayZ. Spero sia così, ovviamente. Però non vorrei che facessi come The Division, che è una cosa che non ho apprezzato. Cosa vediamo? 5 personaggi con loot diverso che si muovono nell'ambiente. Un ambiente stile Walking Dead spettacolare. Quindi abbiamo la cooperativa online, ma potremmo avere anche altre squadre di giocatori contro. Quindi questa situazione potrebbe essere noi tre giocatori contro, ad esempio, quei quattro là invece di zombie, che sono zombie che stanno correndo. Potremmo avere altri player che ci sparano, poi ci uccidono, ci rubano il loot, oppure ci possono fermare a terra, a terra, a terra, dacci tutto il tuo loot. Ok, ta ta ta, ti sei comportato. Ok, adesso vattene via, non vogliamo più vederti di qui. Non è obbligatorio uccidere. Speriamo ci sia anche un fatto che in caso di morte la gente riparte dal livello zero. Se c'è un livellaggio del personaggio, che ne so, più tagli alberi, più uccidi zombie, migliori la mira, tutte queste cose secondo me sono carine. E che il personaggio cresce, che ne so, comincia un'età, arrivi, comincia ai 18, man mano che vai avanti, ogni mese ti dà un anno, potrebbe essere. Si ingrassa, si dimagrisce, tutte queste cose che sono su Scum sono sempre apprezzate. Che però quando muore voglio che riparti da zero, cioè che riparti, ti ricrei il personaggio da zero, quindi riparti con tutte le skill da zero, in modo che la gente quando prima fa un'azione ci pensa 100 volte, come nella realtà, ok? Che uno deve fare un'azione, la pensa 100 volte e poi dice la faccio, perché se no è inutile, dice vabbè, muoio, mi sono fatto il letto lì a 5 metri, rispawno nel letto e ci riprovo subito. Quante brutte queste cose. Io spero comunque che ci sia modo di avere un server, perché se non c'è, dopo nel server ce lo metto io. Ok? Io metto che nel mio server, quando vieni a giocare, come muori, si parla di server quando arriveranno su The Day Before, se arriveranno, tutte queste cose. Nel caso ci sarà questa regola qua nel mio server, che come muori, il tuo personaggio riparte da zero. Ti tolgo tutte le skill e godo, perché se è così il gioco. Lo sparo addosso ai zombie è molto bello, mi piace, eh? Vediamo anche la visuale che sono ovviamente. Questo portone, cosa ci sta a dire questo portone, ragazzi? È una cosa molto interessante, sto portone. È l'ultima immagine che abbiamo di The Day Before. L'ultimo video immagine, diciamo. Dove ci porta? Verso una metropoli, sembrerebbe. Io spero che sia tutta una mappa aperta. Vediamo che faranno con l'Unreal Engine e la potenza della PlayStation 5. Bellissimi zombie così. Sapete che questa scena neanche l'avevo vista? La sto vedendo in diretta per la prima volta. Bellissima, me la sono persa. Anche questo, non l'avevo mai visto. Perché è un video nuovo che ho trovato di un cinese giapponese, non so chi è. Quindi vedete, possiamo fare personaggi anche diversi. Questo sembra un personaggio nero, sembrerebbe. Se dico di colore è più dico nero. Che fa verso il McDonald's. Sentite il rumore dei passi, ma che belli. Sentiamo se in lontananza sentiamo un rumore di zombie. Eccolo. Allora, lo zombie che ride se lo potevano anche evitare. Ok, fammi che uno zombie che è rimasto zombie vestito da
da McDonald's perché era a fare il suo lavoro, che poi è morto vestito da McDonald's, ma non lo fa ridere, stile pagliaccio pazzo. No, The Day Before non è così, eh? Mi raccomando. Vedi, roba, quando ti dico roba alla giapponese, sudcoreana, ci butta in questa stanza. Se è morto non può ridere come cosa. Una stocca gliela ho la testa. Devo parlare per questo momento che sto vedendo. Chiaro, raga, bellissimo, ma io in ogni edificio che sto vedendo ci voglio entrare e voglio trovarci dei loot giusto. Non è che devo trovare tutto all'inizio, devo limitare le cose e tutto. Spero ci sia il crafting, tutte le varie cose. Sembra aver visto qualcosa. Spero che abbiano preso. Oddio, questa immagine mi ricorda Walking Dead. Rick Grimes che scende dalla sua macchina per andare a fare il pieno di benzina e incontra la bambina in ciabatte che dice: Bambina, ehi bambina, bambina, non è sicuro qua fuori, meglio che vieni con me. Lei si gira e lui fa: La riguarderei tutti i giorni. Amore, non puoi capire. No, guardate che posto, ragazzi. Bellissimo, mamma mia. Mi vedo già io la Chris qui in giro. E Darden che viene a dar noia quando stiamo a darci bacini. Ok, una sorta di centro dove incontrarsi con tutti i giocatori. Forse è una zona di safe, la possiamo anche chiamare, secondo me. Questa dovrebbe essere una zona di safe dove incontri i giocatori, ci parli e poi partite per il mondo. Quello devo capire. Quando parto per il mondo, che esco da questa zona, sono nel mondo mappa totale. Capito che ne so, c'è un centro così, una mappa totale, in questo centro qui appena esci ti possono uccidere, capito? Ad esempio, Dino. Non so, ci sarà a capire questo. Qui però vedete allenamenti, quindi potrebbe essere anche un sistema del giocatore che lo alleniamo, possiamo ingrassare, dimagrire, lo alleniamo. Vediamo, vediamo, muscolatura, meno muscolatura. In base più muscoloso, ma essere più forte, ma meno resistente in corsa. Perché i muscoli, ragazzi, non galleggiano in acqua. Nuoto, vedete? Quanti giocatori stiamo vedendo, raga? Tantissimi giocatori. Quindi sembrerebbe. Allora, minimo qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 che sono passati. 15, 16, non conto il barista. Si parla già di 16 giocatori in questo punto qua, eh? Quindi vediamo un po'. Notate lo zainetto di Gucci. La tazza del personaggio. C'è lo zainetto di Gucci. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Altro mondo. Bellissimo il rumore del mitra. Mi è piaciuto il rumore del mitra e come ha colpito quello zaino. Questo è il momento più bello, ragazzi. Quando ho visto questa scena ho detto: Oddio, hanno aggiustato il fatto dello sparo. Guardate come spara bene ora. Chiedo tanto, mi divento qui e va benissimo. Vabbè, oh, qui, ragazzi, qui sarebbe da spendere milioni di parole in un posto del genere, un centro commerciale del genere, però spero di trovare qualche zombie qua e là, un pochino più di zombie, eh. Vediamo. Negozio di scusate ragazzi, ma c'è questa musica, non so se è copyright. Intanto vi do la pausa. Ok, vediamo qui. Inventario. Quindi abbiamo a sinistra l'inventario nostro. No, scusate, inventory, quello che dove stai cercando adesso sembra che non c'è nulla nel loot, come vedete. Mentre noi addosso abbiamo il nostro fucile sulla spalla. Quelli sotto potrebbe essere arma secondaria subito sotto potrebbe essere e il pugno sarebbe in mano, ciò che è in mano in quel momento. Quindi il pompa lo potremmo trascinare sul pugno e ce lo troviamo in mano.
e ha della testa, puoi portare cappello e occhiali, puoi prendere un upper body, quindi per adesso di vestiti si parla di una giacca e basta, o maglietta maniche corte, immagino, però potrei avere solo un indumento addosso, quindi non più indumenti come stile scum, anche Dades su alcuni capi di abbigliamento. Abbiamo il giubbetto di rinforzo, l'antischegge chiamiamolo, i guanti, pantaloni, mutande utili e scarpe senza calzini. Saranno scarpe con i calzini già integrati e il backpack. Nel backpack, ovviamente più grande, più abbiamo spazi. Questo è un backpack, sembrerebbe medio, forse piccolo, non lo so. E questo è ciò che abbiamo, un trapano ho trovato. Allora, colpi da pistola, ok, un recipiente per bere, uno sneakers, del materiale 60, tipo rondelle, non so cosa siano. Poi c'è una specie di... una bolla con qualcosa così. Quello che mi interessa è il trapano. Perché gli ha fatto trovare un trapano il gioco? Perché gli ha fatto trovare un trapano? Rispondete di là, io non ci sono. Perché gli ha fatto trovare un trapano? Da valutare, raga. Capiamo questa cosa qui. Gli ha fatto trovare un trapano. Può darsi sia un trapano per... Quello è un trapano che serve per avvitare e svitare. Quindi sicuramente sarà un trapano che si utilizzerà per costruire qualcosa. Perché, raga, non è un trapano quelli... Una sparachiodi, potrebbe essere un'arma, ad esempio, come su Dead Island. È un trapano. Faccio il buco. Non è un avvitatore, è proprio. Ci metti la punta, fai il buco per inserire le viti. Trapano, scherzo. Una parola. Quell'altro cerca e mi dice. Ora mi cerca, ora lo cerca. Telefonini che potrebbero essere componenti elettronici per creare qualcosa. Allora, l'ha preso semplicemente. Siamo da Louis Vuitton, è questo? Sì, è lui che da noi, la pubblicità marcia, il dominio schifoso. Ma chi è che gioca a sta roba, ragazzi? Veramente? Chi ha il coraggio di giocare a sta roba qui? Chi ha il coraggio? Capelli grigi al personaggio, ragazzi. Lo posso creare così o ci posso diventare? Quello che intendo. Veramente della Louis Vuitton. Cioè, invecchia il personaggio. Qui vediamo che c'è una casa, quindi una specie di crafting. Non l'ha costruita lui, era già lì secondo me. Lui l'ha abbellita. Ci ha messo della roba che magari può servire. Anche dei fiori. Qui abbiamo una personalizzazione dell'arma. Tutta una bella personalizzazione. Fa vedere cosa potremmo fare delle varie armi che abbiamo. Questo ricorda molto un po' The Last of Us, la personalizzazione. E qua, ragazzi, è top. Entriamo nel fango e scappiamo. Guardate come va questa. Ma solo per il movimento di quest'auto in questo punto. Io auto migliori in un gioco MMO non l'ho mai provato. Cioè, avete mai trovato un gioco? Dezzi, c'ha i mezzi, dobbiamo parlare delle macchine di Dezzi, ragazzi. Fermiamoci già. Scum, non male, ok, un po' meglio di Dezzi. Che cos'altro abbiamo? Ragazzi, ovviamente io non metto in mezzo Rust, ragazzi, voglio bene, però Rust no, Frank Rust no, grazie. Quindi Rust no, non ne parlo neanche. Non è un gioco che ha a che fare con questo mondo qui, anche perché non ci sono né zombie, si parla del futuro, prima persona, stop, non dico altro. Quindi si parla sempre di Dezzy e Scum, posso mettere a paragone. Non lo so, mo, mi perdo qualche gioco MMO, Dezzy Scum, c'è altro con i zombie che abbiamo giocato. Gli altri di poca nicchia, raga, perché magari non ci piacciono proprio, li abbiamo provati, ma messi lì magari. Guardate qua. Quindi il movimento della macchina è spettacolare col fango e tutto. Sentito sta lasciando, guardate. Devo bloccare un attimo perché c'è sta musica. Guardate come si muove il fango. All'interno sarà anche la virtuale prima persona che però per adesso non ce l'hanno fatta vedere. Noto
Taniche attaccate alla macchina, una ruota di rinforzo da capire se in caso di bucatura, credo potrò andare a prendere via. E una tanica anche laterale, avevamo. Cioè, un gioco che si presentava là, qui dove sono io c'è la, non so se la notate, ma dove sono io proprio con la cam c'è benzina, FE, baccalare, quindi ci sono fatto. Immaginate un agguato qua, voi posizionati col vostro team di 3 o 4, in mezzo a questi cespugli, che rallentano loro, sono obbligati a rallentare, per passati qua, qui, guardate tutto intorno cosa c'era, vedete laggiù degli edifici, ragazzi, io credo stiamo parlando di un open world tutto aperto, MMO, mappa stile dei sì, spero in una cosa, la mappa per averla, per vederla, la devi trovare. Nel gioco, quando trovi la mappa del gioco, oh, ho trovato la mappa, allora stile premo M, vedo la mappa. Ok, appena la trovi nel gioco, allora puoi avere la mappa. Questa è una figata che io ho sempre cercato nei giochi. Solo in un giochino indie l'ho trovato. Infatti ho detto, il punto forte di questo gioco è questa parte. Adesso c'è la cagata. Guardate i segni che rimangono poi, di quando passa la macchina. Quindi potrebbe essere anche una sorta di seguo le tracce di quell'auto lì, guardate. Ah, il rumore è fatto benissimo. Puoi trovare questi piccoli avamposti strani, la piccola stazione, in montagna. Questo è. Per me, cioè, Walking Dead, ragazzi, era dei zii all'inizio. Poi si è spostato un po' su Scum, però Scum c'è il fatto dei robot, alcune situazioni del gioco, personaggio che si muove in maniera ridicola quando corre e tutto. Poi un'altra cosa, raga. Adocchiato. Questa qui è un'azione ovviamente creata a stile RP tra due personaggi per far vedere cosa si può fare nel gioco e tutto. Ho sentito alcuni che si lamentavano, secondo me sono azioni create, ma certo che sono create, fanno parte del gioco. Adesso non mi sono creati. Lui che va a cercare una cosa. Ecco, era andato a cercare questo. Forse in questo gameplay si nota il combattimento sbagliato. Guardate, vedete, i colpi non vanno a. Guarda, non è fatto bene come è stato visto nel video precedente. Qua eravamo ancora indietro. Non avevamo ancora fatto uscire quel video dove si vedeva i colpi fatti bene. Quindi non vi preoccupate, questi colpi vedete adesso. Guardate che brutto che è. Non aveva senso. Cioè, colpi qua, lui continua a correre tranquillo. Era più, ti tolgo l'energia e basta. Invece ora hanno creato una situazione bella. Ragazzi, ho sentito ansimare. Hai sentito? Ok, la stamina. Quindi il personaggio si stanca. Si deve riprendere. Buono. Cosa che mi piace un sacco. Il movimento, la lentezza. Voi chiamate la lentezza, ma io la chiamo la realtà di come si muove questo personaggio. Con tutto il peso addosso. Ci sta. Spero che sia. Mi tolgo la roba che ho addosso e scappo veloce. Una situazione di un'orda, io potrei anche buttare a terra tutti i vestiti, sarei un coglione perché non avrei niente per ripararmi. Però magari mi serve buttare via tutto per avere quella velocità, quella leggerezza addosso per correre più veloce e scappare da un'orda. Questa è una cosa che spero ci sia. Ragazzi, sono esaltato per questi giochi qua. Vediamo. Allora, qua vediamo una situazione diversa dell'inventario. Vi ricordate prima era il loot a sinistra? Forse in base a come ti metti, non lo so. Comunque è diverso da come era prima. Vedete? C'è meno roba. Ok, ritorniamo al fatto che questo video che state vedendo adesso è uno dei primi. Quindi quello che avete visto con l'inventario diverso era già aggiornato a quel punto. Quindi rimaniamo che l'inventario per adesso è quell'altro. Devo arrivare in fondo lì. Se è una cosa urgente posso bloccare un attimo? Ok, datemi un secondo. Ma poi almeno non ti faccio i tagli, dai baby. Dopo non è urgente la roba, invece si può dire anche dopo. No, no, sì. Ma è una cosa che puoi dirmi in 3 secondi? Allora, un secondo. Ok, andiamo avanti. Scusate ragazzi, roba di lavoro. Per comprare i giochi bisogna fare anche il lavoro.
Quando è che iniziamo a mandarne uno o due al Frencone se lo merita, schifosi? Faccio pubblicità se il gioco merita. Tiro dal limite, the goal! Maledetto! Tiro da tre! Una... Bepsi, loro non hanno pagato. Ma contate, questo era uno dei primi gameplay, ragazzi. Ma guardate che bello. Certo, vorrei vedere in tutti gli oggetti, ad esempio anche lo zaino sotto. Questa borsa si immagina, ok? Poter prendere tutto quello che vedo, capito? Una sorta di questa cosa. Non me la fa spawnare se non la posso prendere. Ecco, questa sarebbe una cosa carina. Tipo quelle patatine. Perché c'è del cibo. Io posso prenderlo quello. Mi chiedo. Lui non mi ci va sopra e non lo posso sapere. Però Mario non ci va sopra apposta per non fartelo vedere. Ok, hanno fatto il momento di loot, hanno conquistato questa zona dai zombie, l'hanno ripulita dai zombie, sono riusciti a fare il loro loot. Quando hanno sparato, ovviamente, se ci sono nel gioco dei player in lontananza, hanno sentito i colpi, si avvicinano, quindi si crea sempre un'azione sempre più pericolosa. Quindi fare le cose veloci e cambiare zona. Un po' come il cecchino, sparo da un colpo e poi mi sposto. Sparo da un altro e poi mi sposto. Frank il cecchino lo sa. Attenzione, qui c'è una zona di crafting. Aspetta, mi sembra di vedere cerotto, quindi roba medica immagino. Una stampella, quindi potrò craftare una stampella. Dice 27 di 45, eh? E contate sempre che siamo all'inizio qui. Però si può fare una trappola, sembra una cosa esplosiva. Mi sembra una roba non male. E i materiali, vedete? Quindi vanno recuperati i materiali, cose vai. Metallo, isotape, lo scotch, toolbox, scatola di chiodi. Bulloni. Guardate che bello quando la ripara. Boom, torna su. Però vedi, c'era la ruota dietro. Non so se la può prendere, immagino di sì. Non credo sia estetica e basta. Per esempio, sta chip la puoi trovare anche senza la ruota. Quando troverai la ruota in giro, la prendi e ce la togli. Come quando trovi le taniche, le togli. Non ti devono essere già lì per forza. Tipo quella è una jeep uguale, sembrava non avere dietro la ruota. Tutte le auto che immagino troviamo lungo la zona possiamo controllarla. Bello questo punto. Ricorda il ponte di Rick quando esplose per fermare l'orde e salvare i suoi amici. Dove vedemmo Rick per l'ultima volta. Sono prudenti questi due. Le azioni vanno fatte così, eh. Si guarda da lontano, si guarda un po' la zona, si cerca di capire un pochino come muoversi, se c'è qualcosa di pericoloso, poi si va. Ok, sono ballati. Ok Johnny, andiamo. Il camion, si potrà usare anche quel camion lì, eh? Bello sto cosa. Pensavo che andava a sbattersi e si faceva male lui, capito? Invece bello, avete notato? Ha spaccato le cose di legno. Interessante. Tanti giochi, ci vai contro, ti blocca. Una Jeep intera, un camion ti blocca. Una GTA ti blocca la rete da pallavolo, nei campi da pallavolo sul mare. Un camion lanciato a manetta contro la rete da pallavolo, non la spacca. Immagino queste cose se gli spari contro quindi vengono giù, eh? Quindi durante una sparatoria uno si mette a riparo quando te lo distruggono. Belle le ambientazioni. Sto cercando qualcosa da criticare, ragazzi, eh? Sto cercando. E contate che questo, vi sto dicendo, può essere uno dei primi video gameplay del gioco. Primo video che è uscito del gioco, vediamo. Uno dei primi almeno. Se non il primo, il secondo. Sentite il rumore, quindi mantenere un po' la distanza. Ma vedi i zombie, la distanza dei zombie da dove ti vedono? Vuoi capire? Perché lo sento ringhiare. Vedo che non sei preoccupato, quindi... Una te... No, torniamo indietro un attimo.
Allora, telecamera. Cosa notiamo qua? Un orologio, quindi potremmo avere l'ora, vedere che ore sono. C'è una sorta di fogli, carta, giornale. Non capisco bene. Sigarette. Una tessera con scritto 205, un cartellino forse. Una cassetta, quindi si potrà forse sentire dei nastri che magari ci danno degli indizi. Che ne so, trovi un nastro, lo vai a sentire. O è una videocassetta addirittura. Può essere una cassetta di quelle vecchie di una volta o una videocassetta da inserire nella telecamera, ad esempio. E magari ti fa vedere un indizio, una storia di qualcuno, come vorrei io. Sento l'indizio al mangianastri, come cazzo si chiama? Walkman, ad esempio. E sento la radio, si sente che dice questa situazione perché all'aeroporto abbiamo fatto questo, questo, questo. Pensare che ancora là, l'abbiamo lasciato là sotto, in quella zona, vicino a quello, ti dà degli indizi, capito? Te, in quel momento che hai finito di vedere il nastro, automaticamente il gioco lo fa apparire laggiù, capito? Per un determinato tempo. E te dopo devi andare là e conquistarlo. Telecamera, uguale, puoi vedere dei video indizi, magari. Bellissimo. Oh, sono indizi! Ragazzi! Ascoltate! Indizi per il gioco, vi voglio far migliorare. Dai, che per ora vi voglio bene, amici della Sud Corea, perché non mi avete fatto, non avete messo niente di fantasy. Il mirino era inguardabile, difatti, l'hanno cambiato, l'hanno messo il tondo. Attenzione, oh, ora vi faccio vedere una cosa qui, ragazzi, allucinante. Guardate. Stop. Ce l'hai la foto del mio documento? Mi serve il mio documento, ce l'hai? Dai, il mio documento, solo dove si vede la data di nascita. Ti spiego perché sono parecchio collegato a questo gioco. Dai, veloce, cercamelo un attimo. Cosa leggete qui, ragazzi? 4, 3, 8, 1. Ok? Cosa ci leggo io? 4 marzo del 1981. Prego. Aspettate. Intanto vi faccio vedere quest'ultimo regalo che mi ha mandato mio amico Ryugen. Questa la vedete uguale identica in Walking Dead nella puntata numero 11, no 12, dove ci sono i militari vestiti in stile Star Wars. A un certo punto vedrete il militare quello di colore col crestone che carica queste cassette qua, proprio con la scritta gialla così. Grazie Ryugen. Ecco a voi. Io spero che si veda, raga. Avvicino il più possibile. Non so, vedremo. Io ve lo metto lì, se lo vedete bene, lo muovo un po' avanti e un po' indietro. Vedete? 4, 3, 81. Ecco il collegamento che abbiamo io e The Day Before. Questo mi fa capire che è il gioco della vita. Meglio di questo non ne usciranno mai più. Perché questo sarà un gioco, ragazzi, The Day Before, che andrà sempre a migliorare. Ok? Chiaro, puoi fare il 2, però migliori sempre uno, semmai. No, questo, ragazzi, c'è un collegamento tra me e The Day Before. 4381, 4 marzo del 1981. Quando sono nato io, hanno impostato il codice. C'è un collegamento tra di noi. Poi vedete? Era un codice errato. C'è anche 1348. Se c'è qualcuno nato il primo marzo del 48, venga, si presenti. Siamo io e te, quindi siamo io e te che dobbiamo fare qualcosa insieme. Male che serve insieme. Vedete come sparava qui ancora, ridicolo. Però cosa abbiamo capito? Attivato l'allarme, ha sbagliato i tentativi. Se lui azzeccava i tentativi, magari poteva fare qualcosa e si sbloccava qualcosa in questa casa. Non ho visto ora se era una cassaforte. Se lui. Dal momento che ha sbagliato è partito l'allarme della casa, come succede nella realtà. Partendo l'allarme parte un suono, i zombie sono tornati. E volevo vedere una cosa, mi sono perso, scusate, quando è entrato lo zombie. Quello volevo vedere. Vedete? Sta battendo contro la porta, ok? Quindi, zombie fino a che la porta è abbastanza solida, regge, ma poi dopo un po'. Come deve essere. Chiaro, se io riesco a chiuderla me la devi distruggere, ci vogliono più zombie.
voglio anche queste sensazioni di stare dentro una casa con i zombie che battono, con i pesci che iniziano. Ok, quei vetri che iniziano a inclinarsi sulle Walking Dead e poi sfondano tutto. Però più sono, capito? Questi rumori che attirano giustamente. Ok, quindi mira tonda per l'arma e il mitra c'ha il più, eh? Voglio parecchia interazione nei posti dove vado. Vedere un po' dappertutto. Controllare tutto, male. L'interazione è importante, non puoi mettere male tanti oggetti che uno non può interagire. O se non posso interagire, ci deve essere un bel motivo. Qua non ha trovato nulla, però ci sta. Attenzione. Il furbo che mette la sirena, vorrei sapere chi è. E hanno creato, questi sono altri player che hanno sentito gli spari e stanno andando a vedere. Ovviamente si poteva evitare il fatto della sirena, però sicuramente sta guidando un amico mio che si chiama Dartan. Ci sta. Svegli, è Dartan, sveglio proprio, ti passi lì, non ti vedo. Ma vediamo che vanno verso una specie di... Io a te ti spaccherei la testa! Sto gioco di merda. Ma hai detto chi l'ha inventato. Hanno aperto una specie di... chiamiamolo bunker. Potrebbe essere il bunker della casa. Ma era stato pensato proprio per momenti un po' più pericolosi. Guardate però il movimento. Essere lì con un amico. E sentire delle voci sotto. E qui finiva questo gameplay. Welcome to the short gameplay demonstration trailer for The Day Before, an upcoming open world. Vediamo se c'è i sottotitoli in italiano. Sono curioso. Qualità, velocità di riproduzione, notazioni. Sottotitoli. Non disponibili. Multiplayer survival game. The Day Before features a huge, stunningly detailed post-apocalyptic world destroyed by a terrible virus. Io mi fermo solo se c'è a far notare qualcosa. Great, man. Non dico niente, ragazzi. Awesome. Ambientazione spettacolare. We'll look around here, I guess. Guarda come si muove. Bello. Passo lento. Shall we split up? Yep. Quando si parla, la bocca si muove, devo notare. Guardate l'immondizia a sinistra come è dettagliata. Allora, questo potrebbe essere il nuovo inventario, come potrebbe essere. Right, I have found a great cowboy hat. Tell her everything's all right. And there aren't any more guns in the valley. Easy, cowboy. Ovviamente sarà stato ritoccato ancora. Sentite questa radio che stanno ascoltando. Questa radio, questa voce, da dove arriva? Forse arriva da quei Walkman, hanno messo una cassetta e stanno sentendo qualcosa. Sembra che fosse una missione creata e comunicano via radio. Può darsi che è il campo base. Campo base che comunica con loro. Sì, un messaggio radio. In the Survivor Colony, you can sell and buy any items as well as cooperate with other players. Ma è detta musica copyright. In The Day Before, you can enter abandoned buildings and take
whatever you want. The main thing is to be careful because not all players are friendly. Sta bevendo, è aumentata l'acqua di qua. Ha sentito delle voci fuori. Questi cosa sono? Player reali o bot che magari sono in giro per la mappa? Interessante anche bot in giro per la mappa, ragazzi. Un po' come funziona su Call of Duty, nella modalità quella dove c'è, non mi ricordo la modalità, comunque c'è sia bot che player presenti. Let's pick up some supplies and get out of here. Let's check it out. Oh shit, got company. Could use some help now. Si muovono bene, sono una squadra precisa o sono bot? Ha sparato lo scatolone e è saltato in aria. Guardate l'esplosione come parava. Guardate l'esplosione, eh? Guardate gli oggetti che mi saltano via. Bellissimo. Io tutti questi oggetti spero che li posso prendere. Sto esaminando il tizio. Addosso lui c'è vestiti, colpi, pompa. Bello, che si... mi piace sta cosa. Che, sì, che uccidi e puoi depredare, è una cosa che è sempre stata bellissima, è nata su Daisy, credo, questa cosa qua. Dude, there's too many of them. I gotta go upstairs. Depredare, okay, il cadavere tuo. Ovviamente parlando di player reali, chiaro, su quelli right now, and the non reali ti ha già fatto questo. Remember that when you shoot and make unnecessary noise, it can attract unwanted guests. Ma questo spara un colpo qui di pompa. Lo ferma, ma non lo finisce. Questo l'ha finito, forse l'ha colpito bene. Questo l'aveva colpito qua, però non zombie dei colpi all'interno. Sa che lo puoi rallentarsi, fare un player un altro discorso. Qui tanti zombie, ragazzi. Bella che quindi orde presenti, it seems he dodged. Steccare una gamba, medicinali, benda, antibiotici. So he okay. Hey, are you upstairs already? Ecco, qui c'è una sorta di zombie fermi tutti là in sonnolenza, diciamo, in assenza di rumori o qualcosa che li attiri. Un altro colori. Quindi no, se si va piano potrà evitare il contatto, ovviamente se non ci vedo. Cosa importante è non fare rumore. Queste Where cose mi piacciono. Stare sempre su chi va là, in silenzio. Raga, è un edificio, sembra di un grattacielo, un piano elevato. Si potrà tutti i grattacieli presenti? Non credo, ci saranno solo alcune aree aperte magari all'inizio. Però vabbè, ci sta, però più me ne metti, più mi esalti su questo gioco. Uno zombie, ottimo, bella sta scena. Questa mi piace. Sta uccidendo un malcapitato, che era lì. Che poi a sua volta deve trasformarsi. Is it working? Ok. Hello to all survivors. My name is Diana Wong, sono and I'm here to tell you a very important message. Today has come, and it's time for us to join forces under a new banner. Only together we can survive in a very first zombie apocalypse metaverse. Let me tell you what I know. The day before has a massive area where you can meet with other survivors, this new post-apocalyptic world. So you can choose to befriend them. Or you can relax in this. Io mi sono iscritto da poco al canale di Franco Mazzoni. Devo dire che è uno youtuber molto bravo. Al di là del suo aspetto spettacolare, veramente un outfit bellissimo, bello veramente. So please be aware of infected. Diciamo sono impazzita per lui. Prepare your best weapons and a car. Sì. Be ready for iscrivetevi tutti al suo canale e lasciate un like. So I don't have time to someone else. Penso che i youtuber di questo livello non si sono mai visti. Listen to them carefully. Adesso devo scappare, ci vediamo per me. Però vedi come si muovevano quei zombie. Così mi piaceva. Un po' più così. Alcuni camminanti. Correnti meno ce n'è meglio. To the day before the world ends. Senti. The day before, c'è tanta aspettativa, raga. Alla contate che è un gioco, uno dei più
Questo gioco è il più. Tiro dal limite! Non rompere i coglioni sempre. Tiri al limite. Ed è gol! Devi dire che è gol, che a me è così. Dicevo. Ma non guardo Escape from Tarkov, marcio. Aspettate un attimo. Mi sta su una schermata. Questo, vabbè. Allora, dicevo, The Day Before, ragazzi, sarà un gioco veramente spettacolare. Ma io dico, con le pochi video che hanno pubblicato, che vi vogliono far crescere l'hype, come fate a dire è un gioco che secondo me sarà fallimentare? Uno è già in whitelistato sulle whitelist di Steam, è il più tenuto sott'occhio, il più seguito di tutti. Cioè, The Day Before in questo momento, esce il 1 marzo, è il più seguito attualmente su Steam, è il gioco più seguito attualmente su Steam. Stiamo parlando di un gioco che è creato da una comunità di ragazzi, saranno intorno a 13-14 persone, più magari avranno qualcuno esterno che gli dà la mano, però stiamo parlando di questo gruppo qui, nuovo, nato da poco, e si presenta così all'orizzonte, ragazzi. Guardate un cosa si sta presentando. Cioè, una nuova casa di sviluppo che ha portato questo titolo, ha portato altri titoli, però sembrano niente di che. Questo però, ragazzi, si commenta da solo, si commenta da solo. Non dovrei neanche... Io dovevo fare un video dove stavo così e guardavo tutto il gameplay, e alla fine devo dire, ma siamo ancora a parlarne? Hanno il coraggio ancora di dire sarà un fallimento, troppo hype per questo gioco. È un gioco, prima di tutto diciamo che è un gioco reale. È un gioco reale. Apocalisse reale, anche nella tua. Walking Dead, l'hai visto? Walking Dead è una serie TV reale, introdotta in un mondo apocalittico, dove è finito tutto, è andato tutto in malora per via di apocalisse zombie. Io i zombie me li sono sempre immaginati così, da quando vedevo i film di Romero, quelli vecchi, i zombie primi, Dario Argento lì. Mi immaginavo sempre questi zombie un po' lenti, così, no? Walking Dead hanno creati perfettamente, fatto un bel lavoro. E questo, provate a dire che non è il gioco che si assomiglia più a Walking Dead in questo momento. Scum, Dead Sea. Siamo d'accordo che Scum e Dead Sea, appena esce questo, si prendono. Si mettono. No, dai, non ci credo. No, Frank, io continuerò a giocare ancora a Scum. No, Frank, io continuo a giocare a Dead Sea. Vedi il mio sguardo. Vedi, è vero. Ma ci sta che lo dici ora. Ci sta. Non ti giudico perché lo dici ora. Lo dici adesso perché non hai provato questo. Appena proverai questo, quando sparerai addosso uno zombie, capirai che su Dead Sea hai sparato all'aria fino ad oggi. Su Dead Sea te spari all'aria. Così spari. La spari così. Ma quanto ti fa sentire godurioso sparare in quel momento? Nel gioco, ovviamente. Dico, come ti crea sta cosa? Le macchine. Dei zii. Ciò che ha ancora dei zii sulle macchine. Ma hai ancora voglia di farti un culosia a cercare i pezzi, fare un dritto e trovarti la macchina buggata che vuole andare e tutto? Veramente? Già su PS5 molto meglio guidare un'auto, ti consiglio PS5, ma veramente stiamo parlando. Comunque, raga, non dovrei neanche dirlo, questo gioco esce per PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S. Se hai una PlayStation 4 il 1 marzo, hai ancora una PlayStation 4, tu questo gioco non ci giochi. Ma io, Frank, c'ho il PC, ci giocherai sul PC, niente da dire. Ragazzi, grande, non so da quanto ve ne sto parlando di Before, da quanto ve ne sto parlando, credo siano 2 anni e mezzo, 3 anni, quanto saranno, noi ne parliamo, che siamo qui a parlarne, che quando io ho un gioco e dico, ah, questo è il gioco migliore, dopo inizio a pensare, ah, prima o poi uscirà quel gioco là, appena ne esce un altro che ci voglio puntare parecchio, ve ne parlo. Questo è un gioco che ci punterò un sacco, ma non è che ci punterò un sacco, come dire, ci porti live, fai spettatori, ci fai video, fai views, questa roba qua. Io ci punterò un sacco a giocarci io soprattutto, a godermelo proprio,
ma godermelo per me vuol dire anche magari crearci un server, creare un regolamento, vedere un po' come si muove il tutto. È chiaro, all'inizio andiamo tutti così a provarlo, fra amici ci divertiamo così, facciamo tante prove, vediamo com'è il gioco, lo conosciamo bene, magari faremo dei tutorial per spiegare come funzionano alcune cose. Però al di là di questo si gioca e ci divertiamo come sempre. Poi, quando sarà il momento di farci un server o fare qualcosa proprio nel gioco, magari nei server che hanno loro, vedremo. Ragazzi, sono particolarmente pronto a scendere in pista. Spero tanti di voi hanno già acquistato PS5, perché non credo sicuramente che ci sarà collaborazione, non ci sarà connessione tra PS5 e PC per giocare insieme. Credo sicuramente non sarà così, ma nel caso ci fosse ne sarei felice, e no, perché voglio giocare con quelli su PlayStation che usano il pad come me in quel momento, non uno che mira col mouse, quindi al di là di questo. Ragazzi, spero tutti voi che avete fatto video contro questo gioco di iniziare a come dice Bonucci, sciacquatevi la bocca, non sono un juventino, però fa capire sciacquatevi la bocca, oppure come dice Luca Toni, ma che sta di sto gioco è uno spettacolo. Mi raccomando ragazzi, quindi occhio, iniziamo a guardarlo e aprire gli orizzonti verso dei giochi che meritano veramente. Ragazzi, The Day Before, 1 marzo, tutti in attesa, soprattutto il Francone. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, da Frank Mazzo è tutto, passo chiudo. Music hit me so hard.